qua. Vediamo. Non ti piace? Non nascondere, ti vedo. Guarda che me l'hai chiesto tu, eh. Bravo, bravo. Vuoi un altro pezzo? Lo vuoi? Mettiti seduto. Bravissimo. Dammi la zampina. La zampina. Come fai adesso? Sono qua. Sdraiato? Va bene anche sdraiato. Dai, tieni questo. Buon pomeriggio a tutte, ragazze. Allora, ieri ho esagerato. Ho pulito un bel po', ieri sera ero stanchissima, dico la verità. E oggi mi sono svegliata un po' più tardi, mi sono fatta la doccia, sono andata anche a fare qualche spesa, ma niente di che. E niente, adesso voglio finire. Allora, ieri sera ho finito di pulire anche i vetri, anche in cucina. Mi sono rimasti questi vetri qua in bagno, adesso pulisco quelli in bagno. Prima vorrei fare però una lavatrice, al proposito di detersivo. Mi trovo bene alla fine con questo detersivo, mi sono trovata bene. Ecco. Quando ho lavato la roba mi sembra di avere un... Non so se qualcuno l'ha provato. Sembrava un odore tipo, sapete, Nunkas? I detersivi Nunkas, ecco, sembrava un pochettino ad averlo quell'odore lì di Nunkas, dopo lavaggio, giustamente. Niente, ragazze, oggi quasi quasi voglio provare a pulire i vetri con aceto, così vediamo come si pulisce con aceto. L'ammoniaca comunque è numero uno, però proviamo anche con l'aceto oggi, se che ce l'ho, così facciamo anche una prova con l'aceto, ecco. E poi stamattina mi sono svegliata, dovevo farmi una doccia, sembra una casa abbandonata, senza le tende, veramente si sta malissimo, anche se c'è della gente che vive anche senza tende, ecco, che hanno quelle case un po' più moderne, vetrate, senza tende. Qualcuno conosco che ce l'ha, però vivi senza tende, ecco. Io non mi trovo a mio agio, almeno qua, perché qua siamo... ci sono le case qui davanti, allora ti vedono, cioè, giustamente forse vivi in un paesino dove c'hai, non so, dove c'è il giardino grande e non ti vede nessuno, allora ci sta, ecco, anche senza tende. Però mi dà quella un po' sensazione sempre, anche se non c'è nessuno, però qualcuno che ti guarda, no? Ecco. E allora niente, voglio mettere a posto tutte le tende. Stiro le tende, alcune tende tipo quelle di sale, le ho messe già in cucina. Le tende quasi sono quasi tutte asciugate, alcune tendine le cambio anche. E niente, ragazze, andiamo a pulire, va. Ragazze, dove ho comprato queste qua? Tanto tempo fa. Cioè, è ancora... mezzo pieno, però non riesco a farlo andare perché questo qua non va. Mi è costato anche parecchi soldi, ogni tanto spruzzo così, però non va. Comunque mi sa che sta dando dei numeri, l'ho spento. Sta ancora andando in vapore. No, vabbè.
ragazze, oggi trasgredisco. Ci metto morbidente. Direte, ma questo qua è una pazza. Già che ce l'ho, proviamo a lavarlo, va. Non vedo l'ora di finirlo, più che altro. Non so se sarò contenta di questo, però... Qualcuno mi ha chiesto la lavatrice se è molto rumorosa. Sentite voi. Più che altro quando fa la centrifuga, al finale si sente molto di più. Adesso poi se finisce ve la faccio sentire. Comunque sì, la lavatrice è un po' rumorosa questa qua. Allora, stavo dicendo, oggi facciamo la prova, visto che ne ho solo due finestre da pulire. Possiamo fare anche un'altra prova, possiamo pulire anche con aceto. Questo qua l'avevo preso, secondo me è uno spin questo qua. Beh, che dire ragazzi, anche l'aceto va bene, anche l'aceto non lascia aloni, ecco. Ma questo lo sapevamo già da prima, no?
Bene ragazzi, i miei vetri sono fatti tutti, adesso mi devo concentrare. Allora, intanto devo finire anche a pulire i termosifoni alcuni, perché ieri non li ho puliti, tipo qua in bagno, anche in cameretta, stessa cosa, anche quelli non li ho puliti. E pulisco anche questo adesso. Dopo voglio appendere le tende, adesso vado a scegliere le tende che voglio mettere. Poi mettiamo anche le tende. L'acqua la voglio qua.
Ragazzi, avete visto com'è l'acqua del Tegnaco Nuovo? Sto scherzando. Allora, praticamente ho lavato tutti i pavimenti. In che modo li ho lavati? Immaginate voi che modo li ho lavati. Ci ho messo un po', però li ho lavati. A modo, ho tirato su tutto. E niente, chiuderei per oggi, basta. Non ve l'ho fatto vedere perché è una cosa un po' imbarazzante. E va bene. Chi mi segue da un po' forse lo sa già. Vedete, ho camminato anche con le calze perché giustamente se no dopo è ancora bagnato qua un po', sì, ancora un po' bagnato, li ho lavati dappertutto, qua è ancora bagnato, sto facendo anche il ragù, ragazzi. Qua ho lasciato ancora l'ascia da stiro perché devo stirare anche tutta questa roba qua, ma oggi non ci penso più. Scrivetemi nei commenti se lo sapete, Tegnaco Nuovo, come si chiama, ecco. Sto scherzando, giustamente. Va bene ragazzi, anche oggi direi che ho già dato. E comunque ho pulito tutto quanto perché se viene freddo sono a posto, perché in casa possiamo pulire anche così. Ne ho approfittato anche di queste giornate qua che erano belle, che non piove, così ho lavato tutti i vetri, tutte le tapparelle, ecco, perché se viene freddo non è una cosa bella pulire quando c'è freddo. Va bene ragazze, spero che il video vi è piaciuto, chi non si è iscritto al canale iscrivetevi al canale e niente, lasciatemi tantissimi like e ci vediamo presto, ciao ciao a tutti!